Quando ci approcciamo al contrabbasso per la prima volta nella giornata, ci conviene scaldare i nostri muscoli, ovvero scaldare i muscoli che utilizzeremo maggiormente mentre suoniamo. Quindi cominciamo eseguendo delle note lunghe in corda vuota, facendo molta più attenzione, anzi un'attenzione sempre crescente, ai movimenti che fa il nostro polso. Possiamo fare questo esercizio con l'ausilio di un metronomo, allungando sempre di più la durata della nota. Così via fino a 12 o addirittura 16, dipende dalla nostra abilità. Le prime volte in cui mettiamo la mano sinistra sulle corde dobbiamo formare i calli e dobbiamo soprattutto abituare la nostra mano a tenere la larghezza di toni e semitoni. Questo non è molto semplice perché il contrabbasso è uno strumento grande e quindi ci obbliga ad avere delle estensioni molto grandi e ad usare molti muscoli. Per questo io consiglio di eseguire degli esercizi muscolari alzando e abbassando le dita sulla corda in questo modo, prima senza l'arco e poi aggiungendo l'arco. Infine, terzo passo per il riscaldamento, eseguire le scale. Prima con note lunghissime in modo da fare attenzione all'intonazione e poi applicando dei colpi d'arco e quindi scaldando anche bene la mano destra.